protocollo tra il Comune di Catanzaro e la Prefettura nasce dalla circolare del 22 maggio 2019 del Ministro dell'Interno, con il quale il Ministro, vista la problematica che noi stiamo avendo inerente alla situazione delle truffe verso gli anziani, ha stanziato dei fondi alle varie amministrazioni comunali per dare la possibilità alle stesse di poter attuare delle misure di prevenzione e di contrasto alle truffe. Noi come amministrazione comunale abbiamo ricevuto un fondo inerente proprio alla gestione dei workshop e delle attività contro le truffe agli anziani, che procederemo a mettere in atto subito dopo questa conferenza stampa. Noi in questi mesi abbiamo già iniziato delle attività di concertazione con delle associazioni, con delle onlus, con delle cooperative sul territorio, dividendo il territorio comunale in cinque ambiti: Catanzaro Nord-Est, Catanzaro Nord-Ovest, Catanzaro Centro, Catanzaro Centro-Sud e Catanzaro Sud, per dare così la possibilità alle cooperative e alle associazioni che saranno parte integrante del progetto di poter operare al meglio nei vari quartieri e nelle varie zone. Abbiamo in questi mesi, oltre ad aver fatto delle tavole rotonde con le associazioni che si occuperanno dell'attività, in questi mesi abbiamo fatto proprio un'attività di ricerca. Pensate, ve ne dico una. Per quanto riguarda le rotture delle utenze domestiche, noi abbiamo avuto nel 2019 700 truffe verso gli anziani o persone più deboli, quindi questo è un dato che incide fortemente all'interno di quella che potrebbe essere l'attività di sensibilizzazione.